Tre weekend tra febbraio e marzo 2018 per la 55esima edizione di Nero Norcia. Norcia così dimentica il terremoto e punta sicuramente su una sua eccellenza. Sì, sono tre weekend importanti dopo l'edizione dello scorso anno che in qualche modo ha visto riannodare i fili dell'economia della città nonostante il terribile momento che stavamo vivendo. Anche questo è un segnale importante di ritorno ad una normalità vera perché ricominciamo un percorso che purtroppo avevamo dovuto interrompere di valorizzazione di questa che è la più importante manifestazione di promozione del nostro territorio. Soprattutto vogliamo coinvolgere i nostri ristoranti, la nostra ristorazione che in questo momento stanno per completare i lavori di delocalizzazione e quindi anche loro hanno bisogno, come dire, di rilanciarsi e di rilanciare questo nostro grande prodotto intorno al quale vogliamo continuare a sostenere la nostra economia. Il nuovo logo di Nero Norcia è un'unione bellissima tra un tartufo e il rosone di San Benedetto. Ci è sembrato, diciamo, giusto ed opportuno mettere in risalto appunto il rosone di San Benedetto e legarlo al tartufo, proprio anche per non dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Naturalmente la Basilica di San Benedetto credo sia stata il simbolo del terremoto del 30 ottobre e la speranza nostra è che prima possibile la Basilica di San Benedetto possa essere ricostruita. Tornando invece al programma della manifestazione, al di là dei tre fine settimana tra febbraio e marzo, ci sarà una marcia di avvicinamento già da gennaio? Sì, dal 27 gennaio abbiamo un evento, quindi un seminario organizzato dal MISE e dall'ICE insieme alla Regione, insieme al Comune sull'internazionalizzazione dei prodotti delle nostre aziende e da lì però partirà diciamo, una serie diciamo, di eventi legati al tartufo e legati ai prodotti che sono tipici della nostra terra, quindi la norcineria, quindi i formaggi, quindi i legumi. Credo questa sia una di quelle occasioni che aiuta Norcia, le attività produttive, l'attività commerciale, ma gli stessi cittadini a ritornare ad essere protagonisti e aiuta anche l'Umbria a riposizionare la sua immagine di terra, di arte, di cultura, di paesaggio, di ambiente, ma soprattutto anche di buona enogastronomia.